Roberta Milano, che cos'è un social media team diffuso? Social Media Team Diffuso è un'idea, un titolo che fa riferimento all'albergo diffuso che lavora nel turismo, quindi all'idea di trasformare anche borghi senza avere delle grosse strutture, dei grossi alberghi in un'ospitalità diversa, quindi non rinunciare a un'ospitalità, è probabilmente un'ospitalità che offre altre cose. Lo spirito di Giancarlo Dallara, che ha coniato questa iniziativa, mi è sembrato utile per alludere quindi a questo radicamento sul territorio, a qualcosa di diverso anche nei social media team, ossia l'intercettare, nell'aggregarsi dopo di una serie di persone presenti in rete. Inizialmente si voleva dire blogger, ma non necessariamente possono essere persone attive su Twitter, oppure bravi fotografi, o comunque capaci di utilizzare Instagram o altri luoghi a seconda delle singole predilezioni, delle singole affinità, e intercettarle, incontrarle e riuscire a portare avanti un del territorio da persone che quel territorio amano e vivono e raccontano spesso. L'idea poi è un po' legata alla frase di Carlin Petrini, che il turismo, io arrivo dal turismo, il turismo del futuro parte dalle persone, dalla loro capacità di essere felici, e in quella maniera poi il turismo arriverà di conseguenza. Quindi investire sulle risorse in senso molto ampio, in senso molto umano, quindi competenze storiche, competenze fotografiche, competenze in generale di amore e passione per un territorio, secondo me, mettere in rete, nel senso proprio di collegare questi puntini, può creare dei disegni molto interessanti ed efficaci nella comunicazione. A quale esperienza hai partecipato direttamente? Dunque, la Basilicata ha ispirato l'attività che svolgo professionalmente, quindi abbiamo intercettato dalle realtà più grosse come Matera 2019, che non è turistica in senso lato, in senso stretto anzi, ma lo è in senso ampio, almeno nella concezione di che cosa è il turismo. Turismo è sicuramente cultura, classica, ma anche cultura della rete, cultura dell'aggregazione, quindi è un percorso. Ma ci sono state altre realtà che in Basilicata, grazie a Twitter soprattutto, siamo riusciti ad intercettare. La cosa interessante è che poi queste individuazioni prevedono sempre un incontro anche fisico in cui le persone si conoscono, un po' come nei vecchi barcamp, perché poi da lì può partire anche online, anzi prevalentemente online, ma dopo un incontro fisico, una strategia più o meno esplicita comune. Abbiamo realizzato l'estate scorsa un'attività, è stato in Liguria, lì non è proprio professionalmente, si è creato un gruppo, io vi abito e quindi il era un po' più diverso, lì la realtà la conosco anche meglio, e l'idea era proprio di valorizzare una serie di persone che normalmente raccontano con passione il proprio territorio, però di dargli anche un'utilità, quindi rispetto all'ente che promuove turisticamente la Liguria c'è stata una certa apertura e di conseguenza in cambio, ad esempio, lì è stato deciso di seguire gli eventi estivi sono tantissimi, quasi tutte le località, anche da voi, insomma, la stagione turistica prevede parecchi eventi e si è deciso di seguirli in cambio l'aiuto che è stato dato all'assessorato, ad esempio, è stato quello di favorire i biglietti gratuiti, cioè il pass di blogger ufficiale o di fotografo ufficiale e quindi la veicolazione di tutta una serie di contenuti molto utili per promuovere in maniera spontanea, in maniera autentica, più che spontanea, autentica il territorio. Che cosa hai imparato da questi esperimenti? Allora, intanto ho proprio imparato, ho letto, ho scoperto realtà estremamente interessanti. Non si può conoscere tutto quando ti focalizzi su un progetto, vai un po' più a fondo e quindi ho scoperto, ad esempio, nella mia Liguria, dei blog estremamente interessanti.
È importante perché questi funzionino un'apertura da entrambe le parti, sia di chi li lancia, di chi li gestisce, sia ovviamente quella che ti dimostrano le persone che partecipano perché ti stanno regalando del tempo. Le persone te lo regalano se la progettualità è comune, se c'è trasparenza nella comunicazione e se c'è la condivisione di questo obiettivo comune. Di conseguenza, molto importante la relazione che si instaura. Se questa relazione non è fluida o ha degli intoppi di qualche natura, non funziona perché salta quel patto di fiducia che è alla base di questo tipo di contratto, chiamiamolo così, di contratto non ovviamente monetario, ma di contratto. Come possiamo chiamarlo? Di fiducia, ecco. E per il territorio che vantaggi ci sono? I vantaggi sono quelli di aumentare, di coordinare, quindi di avere una sorta di strategia editoriale, la comunicazione spontanea, che è quella più efficace. Turisticamente parlando, perché sono importanti le informazioni ufficiali dell'ente di promozione, ma quelle che convincono sono poi le informazioni considerate disinteressate. Utilizzando un social media più diffuso rispetto ad esempio ad alcuni blog tour che ogni tanto vengono organizzati nel turismo, i contenuti e i redenti hanno dal mio punto di vista una qualità molto più alta, perché proprio partono da quell'amore di cui parlavo prima, un'azione, siamo molto legati alla nostra terra. Un'azione di questo tipo io dico che qualitativamente è più alta, più spontanea ed è molto efficace perché aumenta quindi i contenuti, perché invece un termine più freddo, relativi ad eventi come nel Liguria o comunque a destinazioni come invece in Basilicata o progettualità interessanti. La qualità è decisamente più alta. Che consiglio dai a Pordenone che intraprende oggi questa strada? Consiglio l'ascolto, di utilizzare i social media come ascolto per intercettare persone e realtà interessanti e poi incontrarsi e cominciare un pezzo di strada insieme. Se gli obiettivi sono chiari e la passione c'è, io credo che i risultati arriveranno. Grazie Roberto. Grazie.